Sono Giordano Stefano, pompiere permanente da circa 20 anni al comando di Genova, coordinatore nazionale dell'USB. Siamo qua oggi per rappresentare quelle che sono le sofferenze del Corpo Nazionale. Allora io porto la testimonianza di Genova, dove praticamente abbiamo l'autonomia di 6 chiamate contemporaneamente. Alla 7ª chiamata si attiverà un disco su cui i vigili del fuoco diranno: ci dispiace, siamo tutti fuori, prova e ritenda tra 10 minuti. Questo è il concetto che deve capire il cittadino. La sofferenza del Corpo Nazionale è una sofferenza di una classe lavoratrice, ma è anche la sofferenza di un servizio che dobbiamo dare alla cittadinanza. Ma diciamo che all'interno del Corpo, fino a 10 anni fa, eravamo una macchina efficiente che dava una risposta al territorio. Di fatto sono stati svenduti tutti i servizi interni e sono stati esternalizzati a cooperative che di fatto mettono in atto quello che è la schiavitù del lavoro, dove prima avevamo 4 persone che facevano un lavoro efficiente, oggi ne abbiamo 2. Le carrozzerie sono praticamente chiuse all'interno delle officine che avevamo e praticamente i mezzi si danno all'esterno. Cos'è successo? Abbiamo aumentato l'indebitamento pubblico, non paghiamo più le ditte esterne e i mezzi vanno in decadimento come il vigile del fuoco. I precari dei vigili del fuoco sul territorio noi abbiamo stimato sulle 40-50 mila unità su tutto il territorio. La stabilizzazione dei precari darebbe comunque una sterzata imponente a quello che è il servizio di soccorso, che di fatto oggi ormai non riusciamo più a fare. Quello che esiste è la schiavitù della classe lavoratrice. Il Job Act, il precariato, il lavoro gratuito ormai sono una parola comune del mondo del lavoro e noi come organizzazione sindacale ci contrapponiamo con forza a questo concetto, proprio partendo dall'anello più debole. E noi permanenti siamo a fianco ai precari, perché i prossimi precari saremo noi permanenti di 50 anni nel Corpo Nazionale. Come i vigili del fuoco sono una risorsa sociale e questa risorsa sociale invece sta sparendo. È intollerabile in un paese civile che i delinquenti legiferino o stiano prendano gli stipendi nonostante stanno agli arresti domiciliari e dei vigili del fuoco che rischiano la vita non siano stabilizzati. Vi dicevo che per quello il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza, perché è l'unico modo per dare un reddito a delle persone che non campano, che non hanno nient'altro. Non parlo di vigili del fuoco, invece il lavoro ci sarebbe come, basta guardare quello che è successo a Fiumicino. E assolutamente sulla sicurezza. Parliamo invece dei vigili del fuoco disperati da arrivare a bloccare una strada, non l'avevo mai visto così. Vogliamo il ministro! 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 Quelle precarie, quelle permanenti, quelle dei servizi sociali, quelle che danno una risposta ai cittadini, la politica chiude le porte a chi cerca di parlare con loro, ma verrà un giorno in cui loro chiederanno di parlare con noi. Storia!